Canto di primavera. Il brano alla pagina 41 del primo fascicolo di Aaron. Allora, come al solito, iniziamo prima di tutto a vedere qual è la posizione delle mani sulla tastiera. Come sempre, guardiamo qual è la prima nota che deve suonare ciascuna mano e qual è il numero che ci suggerisce il libro per il dito da sistemare su quella nota. La prima nota della mano destra è un re e il libro mi suggerisce di suonarla con il dito numero 5, cioè il mignolo. E allora, ecco, questo è il re. Mi trovo abbastanza distante dal do centrale, che è qui. Sul re io sistemo il mignolo e ecco che la mano destra è nella mia posizione di partenza. La prima nota della mano sinistra è un si e su questo si io devo sistemare il dito numero 3. Ecco qua, il 3 sulla nota si e la mano che è già pronta. Quindi, in questo caso, per questo brano, le mani sono nella posizione che ci fa suonare le stesse note, cioè sol, la, si, do, re. Altre cose da osservare. Il fa diesis. Abbiamo il simbolino del diesis scritto sulla linea della nota fa. Come già successo altre volte, nella pagina noi il fa non l'abbiamo neanche scritto perché il fa rimane scoperto. La posizione delle mani è questa e noi sul fa non ci mettiamo neanche le dita. Per cui noi non abbiamo bisogno di suonarlo perché non c'è scritto. Ma, come già abbiamo visto altre volte, è comunque un codice che ci comunica che in questa pagina, in questo brano, la nota più importante di tutte è il Sol. Allora, noi abbiamo una certa abbondanza di note da un ottavo, cioè di note che valgono mezzo numero, cioè 50 centesimi, oppure una sillaba, a seconda di come vogliamo contare. Noi contiamo fino a 2 per ciascuna battuta, perché il numero qua in alto, all'inizio del pentagramma, è il 2. Quindi, per la mano destra, per esempio, è facile all'inizio. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Nella battuta successiva noi abbiamo quattro note da un ottavo che prendono un numero per ogni due note. Quindi io penserò mentalmente di dividere il numero a metà, cioè nelle due sillabe, uno, due. E per ogni sillaba che io conto suonerò una di queste note. E poi questa nota qui, che vale due numeri, sarà lunga, come ho appena suonato quest'altra. 1, 2, 1, 2. Quindi, ora ho contato ad alta voce, ma poi suonando chiaramente conteremo in silenzio. Allora, la mano sinistra ha un po' più note da un ottavo rispetto alla destra, ne ha molte. E però, ormai che abbiamo capito come si fa, per tenere questo ritmo, non è poi una cosa così complicata. Oltretutto, sono tutte di fila, tutte molto regolari, per cui mi basta semplicemente contare una sillaba per ognuna di queste note. Queste due note io ho contato un numero intero per ciascuna nota, chiaramente perché queste sono note da un quarto che quindi prendono un numero per ciascuna. Allora, il primo rigo, quindi con le due mani insieme, viene così. Ora lo suono, ma contando in silenzio.
è il primo rigo. Allora, guardando un po', io vedo che nel terzo rigo, perché questa canzone è formata da tre righi soltanto, sono 12 battute in tutto. Nel terzo rigo, io ho per la mano destra esattamente le stesse note uguali che io ho suonato nel primo rigo. Per la mano sinistra, quasi tre battute di questo terzo rigo sono perfettamente uguali a tre battute del primo rigo. Poi questa battuta e questa sono diverse, ma perché qui il brano finisce, quindi ci deve essere una conclusione, allora ci sono note diverse. Ma in ogni caso, la mano destra suona le stesse note e la mano sinistra quasi tutte le note che ha già suonato nel primo rigo. Inoltre, guardando il secondo rigo, io posso vedere che le prime due battute, per la destra e la sinistra, si ripetono poi uguali. Si, do, re, si, la, si, do, la, si, do, la. Anche per la sinistra. Sol, si, do, la, sol, si, do, la. Quindi, aver suonato, aver imparato due battute ci fa poi suonare senza nessuna difficoltà anche le due battute successive. Quindi, secondo rigo. Che si sente, si riconosce che c'è una frase che si ripete due volte uguale. A questo punto suono tutta la pagina con le due mani insieme dall'inizio alla fine.